Cari amici che seguite da questa Aula Magna dell'Università per Stranieri questo ciclo della parola musicale, queste lezioni che vengono trasformate in prodotto video e spero che siano seguite, perché questo è il nostro scopo, di farci seguire, di farci apprezzare come università sempre ambasciatrice della cultura italiana nel mondo. Il luogo è propizio e anche la giornata, che è piuttosto grigia, quando ci sono queste giornate grigie piace suonare questa musica arcaica. Oggi uno studente mi chiedeva, perché testavo questo pezzo, mi chiedeva: ma questo pezzo è allegro o triste? E io onestamente non ho saputo rispondere, perché questi pezzi sono molto oggettivi, vengono scritti nel 6-700 in epoca in cui non esiste ancora il concetto di tristezza comunicabile all'ascoltatore, anzi la tristezza deve essere un parametro personale nascosto e non certo comunicabile a chi ascolta. Quindi rispondiamo, questa musica è molto oggettiva, è molto neutra. Sto parlando di antichi monumenti sonori italiani del passato, perché l'argomento che vorrei un pochino trattare, servendomi anche di questo bellissimo testo di Maurizio Pistelli, un testo che io ho apprezzato fin dalla sua uscita più di 30 anni fa, ho avuto bellissime notizie da questo testo, della collaborazione fra Romeo Gallenga, diciamo Romeo Adriano Gallenga Stuart, e Gabriele D'Annunzio, intorno a quello che poteva essere il mito della Rinascenza, cioè il Rinascimento perugino, quello che D'Annunzio tratterà nelle sue Città del Silenzio, il cui manoscritto, come sapete, è stato regalato da D'Annunzio a Romeo Gallenga. E sembra, a giudicare da quello che scrivevano i giornali quando uscì questo testo di Pistelli, che fosse stato ritrovato in una specie di nascondiglio alle spalle della sede del rettore, in una specie di armadio segreto. Questo però dovete chiederlo a Maurizio Pistelli. Quello che vi sto suonando appartiene a quel repertorio, perché mentre D'Annunzio faceva questa specie di rinascente archeologia sulla storia italiana, in particolare perugina, c'erano dei musicisti, stiamo parlando di Luigi Torchi, che già alla fine dell'Ottocento avevano cominciato a produrre, ecco vedete, antichi monumenti musicali, cioè studiare la tradizione strumentale italiana in un momento in cui il melodramma non era dilagante più. Era appena esploso la scintilla, la mina, l'esplosione del verismo con Leoncavallo, con Mascagni, Puccini, ve ne immaginate. Quindi operare nelle biblioteche alla ricerca di antichi testi del 6-700 non era archeologia, era la filosofia del tarlo. Sentite cosa scrive comunque Torchi in questo suo antico testo: è mia intenzione scrivere intorno al carattere essenziale e all'importanza della musica instrumentale italiana dei tempi passati, desumendo l'uno e l'altra da un grande complesso di lavori, ma non è mio scopo di trattare diffusamente dei più celebrati maestri e delle loro opere. Di cenni storici, di notizie biografiche, purtroppo io non mi posso in tal caso occupare. Anzi, può darsi che il lettore non trovi un solo cenno intorno a maestri famosi e molto noti. In compenso, egli saprà dell'opera di qualche compositore meno noto e sconosciuto affatto, quando essa sia caratterizzata o meriti di essere rilevata e tolta da un ingiusto oblio. Ecco, questa frase è giusta, ingiusto oblio, perché il melodramma trionfante fin dal febbraio del 1600, dalla epica serata a Palazzo Pitti, dove nacque l'opera italiana, il melodramma aveva messo in disparte quello che era l'esercizio puro della musica strumentale, e in particolare quella sulla tastiera dell'organo, del clavicembalo, non ancora esistente, il pianoforte. Alla luce di questa saga, direi, della indagine musicologica operata da Torchi, vorrei ancora leggervi questa frase: la musica strumentale italiana è stata la madre della musica strumentale francese e tedesca, ha passato loro le sue forme e i suoi modelli.
È vero? Beh, in parte è vero, bellissime queste ristampe anastatiche di testi introvabili. Quello che vi sto producendo è un repertorio. Oggi sto lavorando su tre autori, Claudio Merulo, Bernardo Pasquini e Ercole Pasquini, che non sono certo parenti tra loro. Ma intanto vorrei andare avanti con questa bellissima musica della canzone francese. Che modo antico, arcaico di sentire la musica, questo repertorio di cui parlava Torchi, Claudio Merulo, per esempio, che nasce a Correggio a metà del Cinquecento, a due passi, fra l'altro, dalla casa dove nasce Antonio Allegri, detto il Correggio, il grande pittore. Morirà a Parma, Merulo, nel 1604, dopo essere stato prima secondo organista a San Marco e poi primo organista, questo avviene nel 1565 a Venezia. Essere organista a Venezia in quel momento era di un'importanza straordinaria. Nel 1584 si trasferisce a Parma per lavorare con Ottavio Farnese e Claudio Merulo era famoso per la gravitas, per la nobiltà pensosa delle sue musiche organistiche, tanto che l'ha già citato da noi Gerolamo da Diruta, lo accoglierà nella sua antologia del Transilvano. Questa lezione su Romeo Gallenga e D'Annunzio è molto collegata a quello che ho fatto la settimana scorsa su Guido Visconti di Modrone, che in questa università produsse proprio queste esecuzioni di musiche arcaiche, antichissime, per illustrare i suoi corsi di storia della musica dal 1933 in poi. Se avete visto il filmato che ha assemblato Michele Schippa, vedrete anche le foto di Guido Visconti di Modrone, che faceva lezione nella nostra sala goldoniana, con addirittura i microfoni dell'EIAR che diffondevano in diretta le sue lucubrazioni. Aveva parlato anche di Ercole Pasquini, ferrarese del 1550. Musicista che morì, dicono le cronache, poco fortunato, il che vuol dire povero. Era succeduto a Luzzasco Luzzaschi come organista nella Chiesa della Morte a Ferrara, una chiesa molto importante, perché vi aveva lavorato anche Gerolamo Frescobaldi. E un suo exploit fu nel 1593, quando fece le musiche per il matrimonio di Carlo Gesualdo con Eleonora d'Este, il Gesualdo, il famoso uxoricida della musica. E vi suonerò anche Bernardo Pasquini, che non è assolutamente parente di questo Ercole. Siamo quasi un secolo dopo, 1637, a Roma, dove Pasquini è organista a Santa Maria della Vallicella.
entrando poi alla fine del secolo al servizio dei principi borghesi, operando accanto a Flavio Chigi, a Benedetto Panfili, Pietro Ottoboni, la regina Cristina di Svezia, insomma tutto il milieu di quello che sarà poi l'Arcadia. Infatti entrerà Bernardo Pasquini in Arcadia insieme ad Alessandro Scarlatti e Arcangelo Corelli. È sepolto a Santa Maria in Lucina, quindi un privilegio riservato a pochi musicisti. Non a caso cito la regina Cristina, perché chi di voi fosse interessato potrà trovare un bellissimo ritratto della regina Cristina qui in Umbria, in un posto impensabile, Calvi dell'Umbria, ai limiti della Sabina, dove c'è una pinacoteca creata da una fondazione privata di due grandi giuristi che avevano una mamma di Calvi dell'Umbria e hanno lasciato dei quadri di un prezioso che non vi dico, per la edificazione di un piccolo museo che è tuttora visitabile, con operatori tra l'altro gentilissimi, e c'è un bellissimo quadro di Cristina di Svezia insieme a delle opere di Bruegel, di Guido Reni, la famosa Maddalena di Guido Reni. E insomma vale la pena di fare un salto a Calvi dell'Umbria, se non altro per vedere questo millantato ritratto di Cristina di Svezia che ho citato adesso tra i protettori di Bernardo Pasquini. Prima di parlarvi, di leggervi qualche episodio da questo fantastico libro che consiglio a tutti, voglio ancora farvi un pezzo arcaico. Sempre alla luce di questa conoscenza di D'Annunzio con il nostro, no, dico nostro perché siamo tutti qui grazie a lui, il nostro Romeo Adriano Gallenga Stuart, vorrei citare da questo libro di Pistelli, edito da Mucchi, quando ancora non si pensava alla carta riciclata, Mucchi già riciclava carta. Questa conoscenza inizia praticamente nei primi anni del secolo, quando Romeo Gallenga vive a Roma e D'Annunzio ovviamente capita a Roma, e come fanno i ricchi tra loro, a Roma si praticava la caccia alla volpe, quindi si conoscono D'Annunzio e Romeo Gallenga durante una caccia alla volpe. Ecco, ovviamente Gallenga viene soggiogato dalla figura di D'Annunzio, tanto che
scrive quando ancora non è ministro, non è parlamentare, è niente, è un giovane letterato. Da molto tempo io tengo nel mio studio, con le sue opere, un suo ritratto, non solo come segno della mia grande ammirazione, ma anche come incitamento alla operosità instancabile e fruttifera da cui ella maiuscolo, è sempre animato, nella quale ogni giovane, per quanto può, dovrebbe sforzarsi di seguirlo. Non erano i tempi dei tronisti e di X Factor, gli esempi erano questi, Gabriele D'Annunzio, per i giovani. Mi sarebbe cosa sommamente cara se su quel ritratto, per ricordo della benevolenza sua verso di me, potessi veder segnato il prezioso suo autografo. Come ci spiegava questo libro, non un solo autografo, ma addirittura il fascicoletto delle Città del Silenzio, delle Laudi, sarà regalato, il manoscritto, da D'Annunzio al nostro Romeo Gallenga. Questa amicizia si sviluppa anche per circostanze che possono capitare, potevano capitare soprattutto in quell'epoca ai ricchi, quando poche persone possedevano automobili. Sentite questa, che storia, questa è un'altra lettera di D'Annunzio stavolta. Come sono giunto a quella città? Questo è un racconto che potrebbe essere un film di Verdone. D'Annunzio parte con il suo autista, con la sua automobile da Bologna verso Firenze, perché lì c'è una fidanzata, una delle tante, e gli si ingrippa la macchina sull'Appennino. Cosa fare? Non ci sono i telefonini, non c'erano neanche i telefoni normali, ve li immaginate. Non resta che sedersi accanto all'automobile aspettando che passi qualcuno. Oh, la storia dice, e lo dice D'Annunzio, che passa con l'automobile di Romeo Gallenga. Sentite questa storia. Ormai la speranza di riattivare il motore era perduta. Stavo in ascolto per scoprire se qualche automobilista si avvicinasse, quando infatti udii un rumore singolare. Ero salvo? Riconobbi la vettura di un amico, di Romeo Gallenga, carica di gente. Gli chiesi aiuto. Dapprima il suo meccanico, vedete, si viaggiava col meccanico, si unì al mio per fare qualche altro tentativo. Ma come cadeva la sera e la mia ansietà era divenuta insostenibile, pregai l'amico di portarmi a Firenze comunque. Mi feci posto alla meglio e ripartimmo. Quindi immaginate, sull'Appennino passano due macchine sole, una è quella di Gabriele D'Annunzio e una è quella di Romeo Gallenga. Siamo nel 1909, ci può stare, immagino che fossero strade semplicemente sterrate. Un'altra ultima citazione da questo bellissimo libro di Pistelli, quando nel 1912 Romeo Gallenga, ormai parlamentare, interviene con una mozione a favore di Romeo Gallenga, cioè Romeo Gallenga una mozione a favore di D'Annunzio, perché la canzone dei Dardanelli di D'Annunzio è stata epurata, censurata di alcuni versi di scherno, di sfida rivolti all'imperatore d'Austria, il famoso Cecco Beppe. E Romeo Gallenga fece un'interpellanza ai ministri di Grazia e Giustizia della Istruzione per sapere se il governo approvi l'operato del magistrato di Milano, il quale, violando le categoriche disposizioni della legge sulla stampa, ha ordinato il sequestro preventivo dei versi di Gabriele D'Annunzio. Quindi in Parlamento finisce questa censura che viene rivolta a questo testo moderatamente politico di D'Annunzio, e tanto che sarà lo stesso D'Annunzio a pregare Gallenga di farsi un po' indietro, perché la faccenda sta assumendo proporzioni superiori a quelle che avrebbe dovuto. Quindi grazie dell'ammirazione, ma calma, perché troppo problemi. Quando si trattò di affittare la villa del Mandoleto, che era dei Gallenga, a D'Annunzio nicchiò, perché secondo lui il Mandoleto era molto malinconico. D'Annunzio preferiva cose più luminose. Ma ecco che una lettera di D'Annunzio al nostro Romeo Gallenga dice: «Grazie, mio caro amico, della sua bella ed alta lettera. Vidi un giorno biancheggiare il Mandoleto di lontano.
Forse un giorno verrò. La visione dell'Umbria mi passa nello spirito più spesso di qualunque altra, quando più il desiderio della patria mi accora. Ho ritrovato il manoscritto dei sonetti dell'Umbria ed ecco, a lei l'offro per dimostrarle quanto la sua amicizia mi sia cara. Quindi ecco perché questo manoscritto era qui nella nostra università. Le manderò fra pochi giorni la contemplazione legata misticamente, e qui rimangono dei puntini legata misticamente ai suoi ricordi Umbria, e la scrive da Arcachon, siamo nel 1912. Io vorrei ancora andare avanti, Michele Schippa mi dice che abbiamo ancora alcuni minuti, siamo agli sgoccioli come sempre perché le chiacchiere sono tante e la musica è tantissima. Ecco, i pochi minuti che ci abbiamo, io ringrazio Michele Schippa come sempre per la sua assistenza tecnica e sicuramente troverai delle foto sicuramente legate, perché Michele è bravissimo a scovare negli archivi. Eccolo, Michele Schippa, seguace dei rossi, i nostri giocatori del Perugia, nel 1905 mi dice Michele Schippa, lo traduco coram populo, Romeo Gallenga è presidente del Perugia Calcio, mi confermi? Primo presidente del Perugia Calcio, e anche questo, no? Anche questo conta, no? Nel curriculum di una persona. Fantastico, fantastico, stiamo imparando, vedete amici, stiamo imparando un sacco di cose anche grazie all'assistenza di Michele. Allora concludiamo con questa bellissima canzone. Thank you.
ci lasciamo con questa canzone piena di gravitas. Vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio Michele Schippa per la sua assistenza. Si sta girando qui anche Federico Piselli, un altro datore di energie elettroniche ed elettriche per le nostre lezioni. Io vi ringrazio sempre tutti, perché senza di voi io non farei un accidente in questa bellissima Aula Magna. Grazie a tutti, arrivederci e ci vediamo alla prossima emissione.